Posto. Allora, non potendo raggiungerlo nel festeggiamento della presentazione presso la sala consigliare della provincia di Caserta, in quanto fuori per lavoro, libro La città a spicchi, lo abbiamo inseguito e naturalmente Romano Piccolo ci ha ospitato nella sua casa per parlare un po' di questa opera che raccoglie 60 anni di pallacanestro in terra di lavoro. Romano, un'idea che naturalmente tu hai coniato già da molto tempo, hai messo su a sprazzi su un giornale locale e poi chiaramente raccolto in questo libro. Esatto, quando io ho preso questo incarico presso il caffè di Gianni Manna, in pratica ho detto: io ti faccio due articoli, uno di attualità, di quello che vedo ogni giorno della Juve Caserta, eccetera, un altro però è C'era una volta. Perché? Perché quello che abbiamo costruito, abbiamo fatto in 60 anni, non deve essere distrutto. Se non che è successo? Ti dico, da che cosa è partita l'idea? Certo. Praticamente sono andato a chiedere delle informazioni in un ristorante e ho trovato che pulivano a terra della segatura, con dei giornali vecchi naturalmente, tra cui il caffè. Esatto, quindi questa fine ho fatto, però pensai anche certo, che è giusto che loro facciano questo con la carta stampata, ma certo non lo potranno fare con un libro, allora lo devo mettere nel libro, se no non lo legge più nessuno. Certo, e quindi in realtà insomma c'è stata questa idea di raccogliere in questo libro che parte con quest'opera totalmente di metallo, di ferro, che è stata fatta in questa rotonda e poi... Però aspetta, è stata fatta da un mio ex allievo di basket, Raffaele Filmanò, quindi... Certo, infatti io ricordo l'architetto Filmanò è stato poi commissionato dal comune di Caserta per poi intitolare questa rotonda dove si vincono anche le quattro stelle sotto al pallone di basket che raffigura un po' anche il pallone Molten, quello che usa tutta la parte professionistica italiana di pallacanestro, e questa piazza, questa rotonda che è stata poi intitolata a un grande della pallacanestro casertana. Tra i più grandi, a Giovanni Caserta, a Giovanni Cavagnin, e poi insomma in pratica questo flash di questo libro io l'ho voluto così proprio, tra 50 fotografie di Alessandro Manna ho scelto questa perché sintetizzava proprio queste cose, sintetizzava il pallone, che l'amore di Caserta per il basket e del basket per Caserta, e sintetizzava anche praticamente la giornata più nera che ci potesse essere, che la caduta sul campo, si può dire, sul campo di una trasferta, no? Pensa quante ne ho fatte io, quante ne hai fatte tu, certo, in tanti anni, nell'accompagnare i ragazzi, sì, eccetera, è come se fosse stato un olocausto al basket, quello lì dei quattro, tra cui Manuela, una delle mie più care ragazze, care atlete, oltre che tuo collega. Sì, infatti era collega in banca da me, e Manuela, che io sono anche grande amico del fratello, col quale ho condiviso 2 anni e mezzo di arbitraggio insieme prima di prendere la tessera di allenatore, e appunto Manuela Gallicola. Adesso però ti racconto io un aneddoto, purtroppo, su questa giornata buia. Anche noi, quella domenica, noi del Basket Capua, eravamo in trasferta in Lucania, tant'è che all'inizio pensarono che eravamo noi ad aver... ci fermarono chiaramente a metà strada e ci arrivò la notizia che appunto Gianluca Noi, il quale Gianluca Noi l'anno prima aveva contribuito a la promozione della squadra del Capua dalla D alla C, era perito in questo incidente stradale. Romano, naturalmente sei partiti dall'era Maggiò, che è stato un po' il pioniere, è stato il fondatore di quello che è attualmente ancora la reggia del basket. Beh, diciamo che siamo partiti dai fondatori proprio perché 20 anni l'abbiamo fatta noi. Certo. La Juve Caserta, nel senso, nella nostra povertà, nella nostra miseria, si può dire, abbiamo fatto salti mortali, sacrifici, tornei internazionali, sorteggi di qualcosa. Pensa che una volta addirittura facevamo giocare a Baccarà in una nostra sede della Juve Caserta in via Roma,
di fronte ai salesiani e quindi di tutto abbiamo fatto. Noi non giocavamo, Sì. nessuno di noi giocava, però ospitavamo gente anche, dovevamo turarci il naso per me, di fare i soldi, perché poi un anno in quest'otto, in questo ventennio precedente, maggiore, praticamente comprammo una squadra intera per fare un campionato migliore, che era il Pozzuoli, il Puteoli Il famoso di Puteoli. Sandro De Falco a Pozzuoli, eccetera. Quindi poi arrivò l'uomo, l'uomo con lettera maiuscola e scritto in maiuscolo, che era Giovanni Maggiore, che non sapeva niente di pallacanestro, non avvertito dalla figlia che doveva fare la finale del trofeo mini basket del 71. Tornella. Ornella, e lui non lo voleva mandare, che poi doveva andare a dormire a Napoli, perché la finale di quel trofeo mini basket si faceva a Napoli, e loro dovevano andare a dormire in un posto anche molto, l'Istituto Santa Dorotea, che è tra i più, diciamo, d'élite napoletani. Certo. Per cui la prima volta che sentì forse parlare di come diceva Gianfranco Maggiore, diceva, arrivava sempre tardi a cena perché loro erano tutti puntuali, lui, la mamma, il papà, e Arnella arrivava sempre in ritardo, aveva qualche partaccione dal padre, lei era molto. E che poi Arnella era la sintesi di Giovanni Maggiore, cioè era combattiva da morire proprio, Certo. bravissima, eccetera. Cioè, non era proprio bravissima tecnicamente, ma era troppo, se dice, non è la marca quella, lo aggraffiava, faceva di tutto. Infatti, comunque, allora, grazie naturalmente alla famiglia Piccolo, agli amici di Romano Piccolo, che è nato il basket a Caserta, confermato con l'era Maggiò. A proposito, io ricordo, ero piccolo, io sono del 64, ed ero piccolo quando per la prima volta nella palestra, allora Palazzetto dello Sport, era una palestra perché non aveva ancora le curve, di Viale Medaglia d'Oro, approdò la RAI, Radio Televisione Italiana, che trasmise il secondo tempo di Juve Caserta a Chino Martini, Torino, te lo ricordi? Bravo, C'era. lo ricordo. Grande Senta, tu aneddoto. non sai che io, no, non ricordi forse tu che io ero il più longevo, diciamo, E ero il infatti, corrispondente di certo, Aldo Giordani, di Super Basket. l'uomo da più tempo uscito sul Guerin Basket, Sì. e quindi Aldo Giordani intervistò in quel frangente, vediamo se te lo ricordi, Penso. una giocatrice mia, cioè Maria Ah. Cristiana, perché vide sta bestia di Ah, Maria Cristiano, 1,98 m, sì, e adesso la sì, me la ricordo. intervistò, questa bestia nel senso Sì. cestistico della parola, e la intervistò. Quindi Maria rispose alle domande di Aldo Giordani, che era la più alta giocatrice d'Italia, Certo. faceva il paio con Tonino Fus, che era l'uomo, il giocatore più alto che giocava a Napoli. Quindi Maria Cristiano fu intervistata in quell'occasione. Quella fu la prima partita, giocava Paleari con la Ghina Martini, insomma fu pure anche una bella partita, Sì, però alla fine perdemmo, sì, mi perdemmo, ricordo. perché noi per un bel po', ogni volta che la RAI trasmetteva una nostra partita, perdevamo. No, però quella fu la prima, io ricordo che fu la prima La trasmessa, la prima, l'aveva prima, assoluta, sì, mentre infatti. la prima radiocronaca, se fosse bene, l'ho fatta io Certo, questo a sì. Santa Maria Capua Vetere, Radio Capis si Radio chiamava. Capis, all'epoca c'era Ed una delle era, più anziane radio della provincia di Caserta, adesso non esatto, c'è ed più. era Caserta, Juve Caserta, Cosatto Napoli, cioè Con la un partita di derby. Napoli che aveva lo sponsor che si chiamava Un Cosatto. grande derby. A proposito di derby, Romano, parliamo anche dei derby che la Juve Caserta ha giocato e vinto, perso con i cugini napoletani. Sempre una sorta di grande stracittadina, se così vogliamo. Il rapporto tra Napoli e Caserta è molto strano. Devi sapere che io per un periodo ho fatto per i giganti del basket, scrivo sia di Napoli che di Caserta. Per il Super Basket un paio di volte ho fatto articoli. Io ho sempre amato molto il Napoli, qualsiasi fosse, Nicola Di Piano, più Amedeo Salerno ovviamente, e quindi invece non era, diciamo, non c'era qualcuno che era in linea con questo mio pensiero, che c'era l'odio stracittadino, come c'è dappertutto, insomma, da noi era straregionale, ma è come se fosse stato a 20 km. Quindi io andavo a vedere le partite del Napoli tranquillamente, loro le nostre. Poi
Però c'era questa grande rivalità e ci sono state grandissime partite, finite i tempi supplementari con canestro di Riccio Ragazzi all'ultimo secondo, di Oscar dall'altra parte, un'invasione di campo a Napoli con arbitri Duranti e Vitola. Insomma, potremmo fare una Certo, trasmissione su tutte le partite, con su tutte Sbarra, che sa, che le partite. è Stefano Sbarra. fotografato e che mi ha mandato i saluti perché per caso è andato a cena con mio figlio a Roma. Ah, Dopo visto? tanti anni, e Gianluca. ti mi ricordo benissimo papà, Valerio, mio figlio, gli ho detto: guarda, sei anche in una fotografia del libro di papà, La legge del basket, e quindi c'è Sbarra contro Slavnic, Sì. perché Slavnic, no, fu con Pepe che quando cadde Pepe scivolò, no? Noi avevamo Sì, sto sì, sì. playmaker pazzerello serbo, e allora Pepe scivolò e lui lo aspettò. Appena tornò, gli diede no, prima lo aiutò a Sì, rialzarsi, poi lo ricordo. aspettò in palleggio, mentre palleggiava, fornì un grande assist a Oscar. A E Oscar. questo era Esatto. Moka Moka Slavic, infatti. Slavnic. Così come ricordo un assist dato da Moka Slavic a Lorenzo Carraro. Su un'apertura in contropiede all'epoca di Pino La Gioia, ci fu Certo. questa apertura. Lui fece un passaggio schiacciato a terra nella lunetta del centrocampo. Lorenzo Carraro raccolse il rimbalzo, due passi e andò a segnare in terzo tempo. Aveva Altro un'elevazione basket. unica, aveva solo l'amore per i brillanti, come si legge nel mio libro. Infatti, No, perché una mattina c'è l'episodio, io ti racconto qualcosa del libro certo, anche. chiaro, chiaro. E che allora eravamo a Tel Aviv, dovevamo giocare contro l'Hapoel Tel Aviv, che era l'altra squadra, non era Sì, il non Maccabi, è Maccabi. però nel campo del Maccabi. Per cui andavamo, allora dormimmo al Mandarin Inn, che era una catena di alberghi, però dormivo sulla spiaggia, e sulla spiaggia diciamo, i suoni suonano molto più, il rimbombo, diciamo, cioè Certo. è molto più forte, per cui noi sentivamo proprio i cannoni, le cose, di tutto. La mattina poi ci svegliamo, stavamo facendo, e lui disse: no, mi accompagni, io pensavo devo fare delle cose al centro di Tel Aviv. Allora andiamo, e pensavo però che prendesse souvenir, cianfrusaglie, queste robe qua. Quindi, insomma, lui sai che cercava i diamanti, Mamma mia, perché lui era un un grande appassionato appassionato di di, diamanti. aveva, infatti camminava sempre col globo, con 25, come si chiama, 24 ore, Sì, il con il sole giornale, 24 insomma, ore. Sì. i giornali finanziari, il Certo. globo ce l'aveva sempre in tasca. Che poi non era molto simpatico, però Certo. io gli ero molto simpatico, lui era simpatico a me, perché poi non ho mai avuto simpatia, antipatia. Io ho amato tutti quelli che si muovevano intorno appunto a una palla A spicchio. una palla spicchio. Romano, facciamo un passo indietro. L'arrivo di Manfredo Fucile, secondo me, e io lo ricordo bene, è stata un po' una svolta per la pallacanestro a Caserta, dal punto di Ma vista tecnico, perché insomma. mancava quel tiratore famoso. No, lui diede molto, molto impulso, poi quell'anno avevamo i Donatoni, così, che stavano nascendo, quindi fu anche un'ottima scuola per lui. E ci condusse in Serie A anche lui. Poi arrivarono, l'anno dopo in Serie 1 arrivarono Moffett e Brown, quindi Certo. lui giocò con loro, e nella Juve giocava con. Una cosa che a me mi ha sempre divertito assai, vorrei sapere chi li inventò, chi la ideò. Un pantaloncino a strisce verticali bianche e nere sulla maglia Bellissimo, nera. me lo ricordo. Era della Sergio Tacchini, non vogliamo fare pubblicità al marchio, era Sergio Tacchini, il marchio, diciamo, lo sponsor tecnico, Beh, non ricordavo sì. questo, ma Ricky Brown. Larry Brown, l'allenatore. Ricky Brown giocava con un Sì, asciugamanino perché tipo. sudava le Sudava, no, anche perché nel basket non si vedeva, neanche nell'NBA, una mani. cosa del Certo. genere. Io ero stato nel 75, la prima volta in America, avevo visto a giocare Julius Erving, avevo visto Certo. tante Bill Walton, eccetera, ma nessuno usava, perché chi lo usava? Lo usavano i giocatori di football americano, tutti avevano questo coso, e Questo allora lui ebbe asciugamanino. st'idea, infatti io ho delle foto nella regia del basket con queste cose. Sì. Romano, quando, non so se ti ricordi, Caserta,
perse quella partita assurda che ci stava bruciando la promozione in Serie A in casa con l'Algida Roma.